Questo è il terzo video che vado a fare su questa piattaforma XDB. Ne ho fatto uno quando ho parlato del possibile lancio delle azioni reali, per cui degli asset reali, e poi successivamente ne ho fatto uno che era indirettamente relativo a XDB, nel quale andavo a fare un paragone fra i tre broker, che secondo me sono quelli maggiori, a zero commissioni, che erano appunto XDB, eToro e Trend212. Oggi, dopo un mesetto che utilizzo la piattaforma, volevo dare le mie valutazioni in positivo e in negativo con diciamo, una modalità un po' più calma, nel senso che in questo mese ho avuto modo di utilizzare la piattaforma, crearci un portafoglio in questo periodo, capire un po' come andava a funzionare la cosa e soprattutto ho rilevato altri punti positivi e anche altri punti negativi che volevo riportare quest'oggi in questo video, ma inoltre volevo anche dire che rispetto al portafoglio che ho creato su eToro, quello che stiamo facendo assieme sulla tipologia di portafoglio misto che include tanti asset class, il Nasdaq, il Dow Jones, l'S&P 500, le mega cap, i REITs BTC, volevo creare un portafoglio invece su questa piattaforma, sempre con voi in demo, e anche in questo caso andiamo a decidere le aziende insieme, che però sia un portafoglio puramente speculativo, il cui unico obiettivo è quello di fare almeno un 30-50% anno di rendimento per i prossimi 3-5 anni. Ovviamente per questa tipologia di risultato dovremmo andare a ricercare aziende che secondo noi sono più o meno molto speculative o in ogni caso che possono dare dei rendimenti esplosivi nei prossimi anni. E non per questo debbono essere per forza delle aziende neonate o delle aziende che sono nate tramite SPAC e neanche aziende che devono essere utilizzate secondo una modalità che sia quella più speculativa, la butto dentro. Ma come in ogni caso, abbiamo fatto anche per i portafogli precedenti, andiamo a valutare aziende che hanno effettivamente delle grosse chance di riuscire a diventare delle enormi aziende in futuro. Dobbiamo solo cercare di capire quali siano quelle opportunamente utili per il nostro portafoglio e per il nostro obiettivo. Prima di passare però ovviamente a questo portafoglio, volevo andare anche a illustrare cosa ho trovato all'interno di XDB di buono e quali sono secondo me le cose da migliorare per poter fare in modo che la piattaforma diventi effettivamente una piattaforma per tutti, anche se in realtà lo è già, però ovviamente nessuna piattaforma è perfetta, ognuno cerca di fare la propria valutazione e capire quale possa andare meglio per lui, per i suoi investimenti, per la sua tipologia di investimenti che fa, per quello che è la strategia che va a portare avanti. Per cui andiamo subito nella piattaforma e vediamo un attimino quello che ho fatto in questo periodo. Ho creato per conto mio un portafoglio, diciamo così, in demo, in cui ho utilizzato tutta la liquidità diversificando su varie aziende. Allora, partiamo subito dal presupposto che la cosa che mi piace di questa piattaforma è che in qualsiasi momento, andando su una qualsiasi delle nostre posizioni, possiamo semplicemente cliccare più e aggiungere un take profit e uno stop loss, sia in esecuzione istantanea che in ordine dipendente, in qualsiasi momento. Questo perché magari invece di fare come ho fatto io e come sono io, investimenti a lungo termine, possiamo semplicemente essere degli investitori che fanno daily trade a breve, medio, lungo termine, però vogliamo avere la sicurezza che il nostro ratio fra guadagno e perdita sia sempre rispettato, inserendo appunto gli stop loss e i take profit. Io per i miei investimenti non lo faccio mai perché ho altri obiettivi, ma altre persone potrebbero trovarlo interessante. Questo è un aspetto che mi è interessato tantissimo. Di controparte, una cosa che mi piace poco è che questi take profit o stop loss, così come l'apertura di nuove posizioni, ad esempio, se io volessi aprire una posizione, diciamo così, in Intesa San Paolo, e andiamo su uno stock, se io volessi aprirla adesso, non me la farebbe aprire perché il mercato è chiuso. A me piacerebbe, per esempio, che ci fosse la possibilità di inserire un ordine pendente a mercati chiusi. Questo perché solitamente, come investitore, io sono sempre lì che mi organizzo con i miei investimenti, diciamo durante il fine settimana, valutando fra le varie watch list che ho quando ho la liquidità necessaria, in quale investimento voglio fare, metto semplicemente l'ordine a sistema a mercato, perché ovviamente facendo investimenti a lungo termine,
che all'apertura il prezzo scende di 1-2 euro, non mi interessa proprio, però mi piacerebbe molto che ci fosse la possibilità di inserire degli ordini a mercati chiusi, sia per quanto riguarda il trading che per quanto riguarda la parte di investimenti a lungo termine. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che da quando ho registrato il video il numero delle azioni disponibili è aumentato, siamo quasi a 3.000 se non ricordo male, per cui è un qualcosa di più. Un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo è il fatto che viene aperta la posizione con un numero di posizione e cliccando sulla posizione ci viene aperta una schermatina di tipo riepilogativo su quello che abbiamo fatto. Ci viene detto anche a che tasso di conversione fra US dollar e euro è stata aperta la nostra posizione, quali sono le commissioni, che in questo caso, essendo posizioni di azioni reali e non in CFD, non ci sono, però se fosse stato un CFD qui ci sarebbe stato anche la commissione di apertura, quella di chiusura e quelle di swap. Ci viene indicato il prezzo di apertura, il prezzo di mercato, il valore di acquisto e il valore di mercato, e per cui in questa parte in alto ci viene detto anche il volume acquistato, e il profitto netto e lordo, e poi ci viene dato anche i dettagli della posizione, che sono dettagli interni di XTB, il numero di posizione, il numero di ordine, l'ora di apertura e la fonte di apertura. Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è la possibilità di aprire più grafici qui al di sotto dei grafici a candela, per poter andare a operare su diverse aziende nello stesso momento. Anche il fatto che all'interno del grafico si possano semplicemente in determinati momenti andare ad allargare le finestre in maniera singola, senza che queste ne siano legate, è una cosa molto utile, perché ci permette ad esempio di andare a zoomare qualcosa subito in maniera reale, senza che per questo motivo una o l'altra finestra possano impedirci di vedere tutto, perché sono troppo larghe. Le finestre non sono fisse, si possono andare a regolare in momenti specifici. Inoltre, da qui in alto si può anche andare a variare il layout. Se ad esempio vogliamo lavorare solo sul grafico, possiamo semplicemente selezionare lo schermo intero e andare a lavorare solo sul grafico, e poi magari ritornare alla configurazione predefinita, che è quella con tutte e tre le schermate, o alla configurazione verticale, in cui ci viene dato solo semplicemente il lato dove scegliere le aziende e il grafico, una configurazione orizzontale in cui invece ci vengono dati il grafico e le posizioni, e così via. Non è una personalizzazione immensa, però credo che sia quello che serve un po' a tutti, non serve molto altro per un investitore e un trader della mia caratura. Magari ci sono dei trader più esperti che hanno bisogno di fare altro. Inoltre i grafici si possono personalizzare, si possono creare dei layout qui in alto aggiungendo nuovo, e questa è un'altra cosa molto interessante per chi ad esempio fa delle analisi più approfondite di diverse aziende e vuole trovarsi in situazioni in cui vuole fare uno scambio fra una tipologia di grafico in alto in cui magari sono stati già inseriti i vari indicatori, magari sulla stessa azienda, senza andare a sporcare il grafico con numerosi indicatori. La cosa che all'inizio non mi era piaciuta tanto, invece poi utilizzando ho trovato un mio errore, era che l'organizzazione della maschera di XTB mi sembrava un po' troppo confusionaria. In realtà dopo 10 minuti di utilizzo è tutto molto semplice da utilizzare, è poco confusionaria e molto immediata. Anche per quanto riguarda la ricerca delle azioni, è vero che quando si vanno a cercare delle azioni, per esempio se io mettessi, non so, Celsius Holding, andrebbero a comparire sia il CFD che le azioni, però era giusto una mia predisposizione al fatto che ho utilizzato altre piattaforme in passato che avevano un'impostazione diversa. In realtà non mi trovo malissimo, anzi mi trovo molto bene a utilizzare anche questa piattaforma senza nessun problema. Una cosa che mi è piaciuta ovviamente è che ci viene detto tutte le informazioni del nostro saldo qui in basso, il profitto che ho realizzato fino ad ora con la posizione che ho aperto, il livello di margine disponibile, il conto valore, per cui ho fatto un po' 6.000 euro in questo mesetto, magari fossero soldi veri miei, e così via. Per cui dopo un mese di utilizzo della piattaforma devo dire che ho cambiato alcune mie considerazioni, ne ho cambiate altre in positivo rispetto ad alcuni aspetti che consideravo negativi. Un'ultima cosa che vorrei dire, che vorrei magari venisse migliorata, è il fatto che qui in alto, siccome noi possiamo andare ad accedere alle nostre statistiche andando sul mio conto,
possiamo vedere le statistiche, ma ovviamente essendo un conto demo non si vede proprio tutto quello che si potrebbe vedere, secondo me. E questa, anche in demo, secondo me una persona potrebbe voler vedere diverse altre informazioni, così come se fosse un conto reale. Una cosa che mi ha positivamente influenzato è la ricezione dei dividendi. I dividendi, rispetto ad altre piattaforme anche bancarie che ho utilizzato in passato e che utilizzo tuttora, sono molto veloci. Solitamente, per esempio su Widiba, a volte ho ricevuto il dividendo anche 20 giorni dopo la data in cui avrei dovuto riceverlo. Qui praticamente passano uno o due giorni, i tempi tecnici da quando il dividendo è stato staccato, per riceverlo sul proprio conto, perché anche in demo viene mandato l'avviso che il dividendo è stato staccato ed è stato appunto accreditato sul conto. Questo è molto interessante perché gli avvisi sono in tempo reale, la velocità dei dividendi è quella praticamente reale, e questo è un fatto che per chi come me investe in aziende da dividendo è molto ma molto positivo. Rispetto a Widiba, io sto aspettando ancora un dividendo da settembre e sono convinti che me l'hanno dato, e insomma vabbè, non scendiamo nella polemica. Comunque, azienda molto precisa, piattaforma molto interessante, piattaforma personalizzabile secondo me nei limiti dell'utilizzo che se ne debba fare, indicatori tanti e quelli diciamo più importanti ci sono sicuramente, ma anche qualcuno in più. Ovviamente non facendo analisi tecnica li ho visti ma non li saprei utilizzare, per cui è inutile che mi metto a disegnare cose sul grafico, fare più una figura becera che non altro. Ovviamente questa piattaforma la voglio utilizzare appunto per, come dicevo prima, per creare un nostro portafoglio speculativo, altamente speculativo, di aziende che possono farci ottenere fra il 30 e il 50% annuo di rendimento. Per cui oltre al portafoglio parallelo di eToro, dove facciamo appunto il portafoglio insieme, qui faremo un portafoglio insieme speculativo. Per cui anche qui partirò con dei video di analisi di aziende, in questo caso essendo speculativo cercherò di fare o delle live oppure dei video in cui ne analizzo due o tre al massimo e ne sceglieremo una a video, e poi andiamo a inserire in questo portafoglio e cerchiamo di fare delle valutazioni di diverso tipo. E in questo caso ho bisogno del vostro aiuto, perché io non sono uno speculativo ma sono da dividendo, per cui qui viene molta della vostra farina, quella del vostro sacco, che mi aiuterà a creare un portafoglio assieme a voi che sia il più proficuo possibile e allo stesso tempo che ci faccia veramente guadagnare qualcosa. Per cui ovviamente ci rivediamo su questa piattaforma un po' più spesso, diciamo io pensavo di fare una volta ogni mese o due, adesso vediamo in base a quante azioni andiamo a inserire in questo portafoglio. Se quell'idea ti piace, lasciami un commento qui sotto, perché vorrei proprio capire come viene presa questa idea del portafoglio speculativo. E ovviamente se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella per non perdere nessun video successivo. E ovviamente se il video è stato di tuo gradimento, un bel pollice in su non è speculativo ma è un ottimo guadagno per me e per l'algoritmo di YouTube. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!